il trasporto extraurbano si rinnova. 7 nuovi bus moderni ed ecologici sono stati consegnati a Frosinone e nella sua provincia. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato una flotta di nuovi pullman per migliorare il servizio trasporto. 340 nuovi pullman che cominciano ad arrivare in tutta la regione, in tutte le province, pullman eco compatibili a basso inquinamento atmosferico, con dentro le telecamere perché è giusto garantire la sicurezza, con il posto dell'autista protetto affinché anche il lavoro sia un lavoro più sicuro. E passiamo da una vergogna della regione nella quale prendevano a fuoco i pullman perché erano troppo vecchi a una flotta che invece dimostrerà che le cose possono cambiare e in meglio. In Ciociaria arriveranno altri 16 nuovi autobus all'inizio del 2017 che andranno a sostituire i vecchi pullman ormai in condizioni pessime. Inoltre arriveranno anche 13 bus a due piani che serviranno sempre per la tratta Sora-Roma-Nagnina. Abbiamo trovato un'azienda con dentro i pullman dei mondiali del 90, e cioè di 26 anni fa, che avevano alcuni circa un milione di chilometri. Era una vergogna, una cosa inaccettabile, anche per questo prendevano fuoco, e abbiamo vinto la battaglia prima del risanamento dell'azienda e ora del rilancio con nuovi pullman che sembravano un sogno e cominciano a essere una realtà. Ecologici, confortevoli e sicuri. L'acquisto di nuovi mezzi è stato possibile grazie ad un investimento di 81 milioni di euro, di cui 51 finanziati dalla Regione Lazio, 15 dal Ministero dei Trasporti, 8 dal Ministero dell'Ambiente e 7 milioni autofinanziati da Cotral. La fornitura prevede la consegna di 33 bus al mese fino all'autunno del 2017, una svolta che renderà migliore il servizio trasporto della nostra regione.